Sonia Bergamasco. Tu sei consapevole, vero? Che da stasera saranno molte le donne deluse. Deluse perché? Perché alla fine lo scapolo più amato dalle italiane. Beh, vediamo se devono essere deluse o no, vediamo come va a finire. Potresti ripensarci? Non posso dire niente. Non puoi dire niente. Allora, vabbè, rimaniamo nel vago. Generale, nel vago. Tu intanto ti sei divertita molto con questo personaggio. Forse hai messo in atto piccole vendette che nella vita reale invece tieni per te. Mi piace molto entrare in questo gioco, in questo meccanismo perfetto. Ormai è il terzo anno. Sì. E tornare nel ragusano, nel periodo più dolce dell'anno, e ritrovare quel sette è davvero sempre qualcosa di speciale. E quest'anno c'è c'è stata questa chicca, insomma, questo racconto veramente prezioso, che io non posso dire, non voglio dire, nel senso che tra poche ore si vedrà e quindi si scoprirà. Però posso dire che è stato molto divertente. Lo credo bene. L'ho detto. Veniamo al tuo matrimonio invece, perché tu effettivamente sei felicemente sposata Fabrizio Gifuni, anzi complimenti per questo matrimonio duraturo nel tempo, nonostante un'intensa attività teatrale, cinema, fiction, due figlie adolescenti. Come fate a gestire tutto questo, compresa la visibilità, la notorietà? Giorno per giorno. Ci siamo dati come patto quello di essere più possibile presenti, se non l'uno l'altro, a seconda degli impegni, e sempre con una specie di sudoku da studiare a tavolino e da poi da mettere in atto. L'abbiamo fatto da subito e per ora ha funzionato. La distanza vi ha aiutato o è stata una difficoltà? A volte per lavoro ci si trova lontani. Sì, ma mi sembra una cosa, ecco, anche pensando a Montalbano, mi sembra una cosa che attivi i muscoli, insomma, i muscoli esterni e interni. Anche il riuscire a guardare da lontano, poi ritornare, è una buona cosa. Sono d'accordo, mi piace. Mentre che cosa dici a tua figlia Maria che vorrebbe tanto fare l'attrice? Intanto è vero? Ma sapete tantissime cose. sì, è piccola però, è piccola. Ha 12 anni e quindi c'è tempo. Adesso deve studiare. Un consiglio che deve assolutamente seguire? E cosa non deve assolutamente fare? Ma lei, come qualsiasi bambina e ragazza che vuole cominciare il nostro mestiere, dici? Di seguire la propria passione, di farlo fino in fondo e possibilmente con gioia. Wow! Tu ci metti sempre gioia in quello che fai? Ma sì, guarda, nel tempo sempre di più. Nel tempo sempre più il desiderio di scegliere anche di fare le cose per un principio di piacere mio, personale, che può non coincidere assolutamente con quello degli altri, ma è importante crederci fino in fondo, ma farlo anche con piacere, non soltanto il dover fare, ma il voler fare. E noi abbiamo provato a riassumere anche questo tuo entusiasmo, questa tua passione, questa gioia che metti nel lavoro in questo servizio, e speriamo di esserci riusciti. Dario Della Vigna. Il primo a capire che dietro a quella bellezza eterea e a quel portamento elegante, temprato da anni di teatro e musica classica, c'è un'attrice dotata di ironia e tempi comici, è Ivan Cotroneo, quando la sceglie per interpretare la rigida Lea De Angelis in Tutti pazzi per amore.
momento Sonia Bergamasco decide di non essere più solo una brava attrice dedita ai ruoli seri e intensi, da prova di come un intellettuale possa amare, ridere e far ridere, ma soprattutto dimostra che per un attore non esistono contraddizioni tra Carmelo Bene e Checco Zalone. Sono pochi gli attori che possono dire di aver lavorato con i monumenti del teatro. Sonia è tra questi. Prima di spiccare il volo sul palcoscenico, studia al conservatorio, si diploma in pianoforte a Milano, poi cambia incredibilmente rotta e si iscrive al Piccolo di Milano. Educata a pensare che ogni cosa si ottiene con lo studio e il lavoro, conquista il maestro Giorgio Streller, che la vuole per il suo Arlecchino, mentre Carmelo Bene nei panni della Fatina di Pinocchio. Sonia cresce con il mito di Monica Vitti. Con l'attrice ha in comune il fascino non convenzionale, ma soprattutto la capacità di passare dal registro comico a quello drammatico con impareggiabile bravura. È così che in tanti anni di carriera è riuscita a dare corpo a personaggi spesso complessi e controversi, come Giulia, la terrorista della Meglio Gioventù, Sofia, l'attrice delusa e tradita descritta da Bertolucci, Arianna, l'apprensiva madre di Io e Te. Nella vita Sonia madre lo è davvero, di Valeria e Maria, avute dal marito e collega Fabrizio Giuffuni e dal quale dice non potrebbe mai vivere lontana, come invece fa Livia, l'eterna fidanzata del nostro commissario. È lei in questa nuova stagione l'unica donna chiamata a riaccendere l'amore sopito di Salvo Montalbano, la sola capace di contenere le sfuriate del celebre poliziotto di Vigata. Mi farlo con questa grazia. Senti, noi proviamo a fare un gioco insieme a te, se ti va. Visto che tu fai l'attrice, la fai così bene, sei abituata a vestire e anche a immaginare di vestire i panni di chissà chi. Noi ti abbiamo dato un elenco, così, di personaggi più o meno storici, più o meno leggendari, d'accordo? Iniziamo con Cleopatra. Che arma useresti per sedurre? La parola, la bellezza o il cibo? Uno solo devo scegliere? Sì. Il cibo? Sei brava in cucina? Abbastanza. Ed è un'arma che usi anche con Fabrizio? Non con Montalbano. Non con Montalbano. Non potete, ma chissà, stasera magari. Lucrezia Borgia, vero? Quale veleno faresti bere a un uomo per vendetta? Il veleno della gelosia, del disprezzo o dell'indifferenza? Indifferenza. L'hai mai praticata l'indifferenza? Devono avermi fatto qualcosa di veramente brutto, sì. E sei soddisfatta del risultato? No. Maria Antonietta. Per quale peccato vorresti perdere la testa? Il lusso, il potere o la pigrizia? Per quale peccato vorresti perdere la testa? La pigrizia? In questo momento? Soprattutto, è vero, certo. È stato faticoso? Gestire tutti gli impegni? La pigrizia sia una cosa che dovrei praticare un po' di più. Se tu fossi la monaca di Monza, sceglieresti l'inferno dopo tanti gioiosi peccati o il paradiso dopo tante noiose virtù? Sempre che le virtù siano noiose, questo è opinabile. Oddio. Non so rispondere. Voi che dite? Nei panni della probabile futura moglie di Montalbano, dove la collochereste? La Monica di Monza. All'inferno e al paradiso. Optano per il purgatorio, sono molto democristiani il nostro pubblico, brave. Ecco, questa invece è una molto contemporanea. Se fossi Kate Middleton, di cosa vorresti fare a meno? La suocera, la cognata? Guardaroba. O il guardaroba? Guardaroba? È l'unica cosa divertente che ha? Non lo so. Mi riprendo.
con un'anticipazione di quello che vedremo questa sera su Montalbano, l'amore. Che bella sorpresa! E che ci fai tu qui? E cercavo te e ho trovato Mimì. Ah, ma che è successo? Ma niente, una maldestra intrusione nel profilo Pegaso di un amico di Liva, ma niente. Ah, quello. E allora? E allora io non trovo i moduli per la denuncia informatica, perciò non si può fare. Ma quali... quali moduli, Mimì? Quelli nuovi, quelli che ci ha mandato il ministero, non li trovo. Quelle nuove. Ma tanto loro non vogliono fare la denuncia. No, Alessandro non la vuole fare, io sì. Ah, sì. Vabbè, ma che, ma dai, Liva, ma che ti importa di fare la denuncia? Ma io non voglio sottovalutare la pericolosità di questa intrusione. No? Qualcuno ha i miei dati personali e io lo voglio denunciare. Mi vuole denunciare? Sonia Bergamasco, chissà questa sera cosa succederà col commissario Montalbano. Abbiamo provato con Luca Zingaretti e con Cesare Bocci a estrapolare qualcosa che è successo tra loro, che è successo sul set, che è successo nella vostra vita in questi 3 anni, servendoci di un altro gioco che ci riporta un po' a quello che si dice o che non si dice rispetto ai vostri personaggi e alle vostre vite. Immaginiamo dei titoli di giornale o di settimanali, riviste. Se tu dovessi completare la frase, per esempio in questo caso, cosa diresti? Sonia Bergamasco, 2 punti, non vi ho mai detto che... Io Sonia? Sì. A chi? Scegli tu. Non vi ho mai detto che... Non vi ho mai detto che... Aiutami. Tante cose non ho detto. Non sono una tipa molto chiacchierona. Lo so. Questo è un aiutino. Non vi ho mai detto che mi piace cantare. Davvero? Sì. Tu suoni il pianoforte molto bene. Sì. E molto bene. Sì, sono diplomata. Sì. Sei diplomata? Sì. Ma com'è che hai scelto di fare l'attrice? È stata una buona scelta. Me ne sono resa conto piano piano. All'inizio me lo chiedevo, come mai ho scelto di fare l'attrice? Come mai mi trovo in questa scuola? Come mai... sto facendo questo percorso e poi l'ho capito facendolo, l'ho capito che era il posto dove mi sentivo più felice, dove finalmente mi sentivo nel posto giusto. Poterlo dire tutti noi. Secondo titolo, Sonia Bergamasco, 2 punti. Ho tanto sofferto quando... Oddio, io sono una persona così timida, faccio fatica a risponderti a queste cose. Mi hai risposto quando faccio le interviste. Ecco, terzo titolo, Sonia Bergamasco, vi confesso che mio marito... No, questo non posso, io non posso parlare per altri. Non è simpaticissimo, posso. Interessantissimo, certo. È sensualissimo, lasciatelo dire, è proprio adesso così. Ti intervista. Quarto e ultimo titolo, Sonia Bergamasco, scappo dall'Italia e vado... No, io non scappo dall'Italia, sto qua. Anche perché sposare Montalbano, devi. Ci saranno nuovi capitoli, ci saranno altri episodi, possiamo sperarlo? Sì, assolutamente. Già siamo pronti per partire ad aprile con altri 2 nuovi episodi. E tu che parte avrai nella commedia? Di moglie? Questo non te lo dico. Devi aspettare questa sera. Va bene, via, ce la farò. Sonia Bergamasco, stasera finalmente sapremo di più. Grazie per essere stata con noi. Ciao.